Bentrovati a Toscana Parlamento, la trasmissione a cura della redazione d'Italia 7 che vi tiene aggiornati sulle attività del Consiglio regionale. E il Monte dei Paschi di Siena, la Banca Monte dei Paschi di Siena è approdata in aula, in particolare approvata a maggioranza la risoluzione che mira a rinviarne la privatizzazione. Prolungare la presenza dello Stato nel capitale di MPS, rinviare la privatizzazione e salvaguardare l'occupazione, il marchio e il cuore direzionale a Siena. È quanto chiede la risoluzione approvata dal Consiglio regionale della Toscana a larga maggioranza durante l'ultima seduta. L'Aula è stata chiamata ad esprimersi a seguito della comunicazione sul futuro dell'istituto di credito da parte del Presidente della Giunta, Eugenio Giani, che si è detto estremamente perplesso circa l'operazione che può portare alla fusione e dunque all'incorporazione. Chiediamo allo Stato tempo. Tempo perché mi sembra che tanti compiti sono stati già fatti, bisogna dirci la verità. La redditività operativa ancora è bassa perché il passato, quello che hanno potuto fare, lo stanno facendo. Oramai abbiamo questo. Purtroppo abbiamo il problema del personale. Perché? Perché tutte le banche hanno tagliato. Monte dei Paschi non l'ha fatto e quindi ancora questa redditività operativa che non funziona. Quindi diamogli tempo, il piano c'è, mi sembra che è un piano realistico, certo non raccontano sogni, se l'avete letto, dicono quello che sono e quindi cerchiamo di tagliare, io direi anche di fare qualche dismissione perché l'hanno fatto tutti i sistemi bancari, tutte le banche l'hanno fatto per salvare il salvabile, perché una fusione vuol dire chiudere il Monte dei Paschi. Monte dei Paschi è la principale azienda della Toscana, è l'azienda più antica bancaria oggi ancora esistente nel nostro paese, deve essere ambiziosa. Siena è una città ambiziosa, lo è la Toscana. L'obiettivo è supportare il nostro Presidente al cospetto del Governo per fare in modo che Monte dei Paschi rimanga la terza banca d'Italia. Per fare questo deve essere coprotagonista di un processo di crescita con soggetti paritetici e soprattutto il Governo deve fare la propria parte. Il Governo è chiamato ad assumersi una grande responsabilità nelle prossime ore, nelle prossime settimane. Chiediamo di assumersela facendo in modo che dipendenti, marchio, storia di questa banca possa rimanere a Siena, possa rimanere in Toscana e dalla Toscana si possa avere un processo di aggregazione che veda al centro Monte Paschi protagonista e che magari la ricollochi a livello nazionale per essere ancora la terza banca d'Italia. Questo consiglio doveva essere fatto a Siena, è stata una nostra richiesta che noi auspichiamo di poter vedere realizzata in un prossimo futuro, perché è importante aprire il Consiglio regionale anche agli interventi del Sindaco di Siena Luigi De Mossi, al Presidente della Fondazione e al Presidente della Provincia. Deve essere un'azione che chiaramente ci deve legare tutti, al di là anche degli schieramenti di partito e politici, perché quello che rappresenta il Monte dei Paschi di Siena per il nostro territorio, per i cittadini di Siena, ma per i cittadini della Toscana tutti, deve essere prevalente. L'azione politica oggi davanti a questo mondo che la pandemia ha cambiato non può più essere di retroguardia, non può più essere attaccata alle situazioni di una banca centrale europea, quello che ci viene dettato dalle linee economiche. La politica deve ritrovare il suo primato e essere la guida vera delle scelte anche nel merito del Monte dei Paschi. Ho letto in questi giorni delle ricostruzioni riguardo un'eventualità, una possibile accordo che ci può essere stato all'interno delle discussioni della coalizione di maggioranza riguardo la nomina che deve essere fatta dalla Regione Toscana di un membro della deputazione per sostenere quella che è la riforma dello statuto che in questo momento è promossa da Giani. Questo significherebbe, se fosse vero, che non si è ancora capito niente di cosa significa fare un passo indietro in politica dopo che ci si è resi conto dei danni, degli errori che sono stati commessi. Io spero che Giani possa in maniera esplicita rigettare questa ipotesi che è stata fatta, darci dei chiarimenti e si capisca che questo è il momento invece di andare davanti al governo nazionale, agli interlocutori, a dire chiaramente cosa vogliamo fare per sostenere la banca più antica del mondo, che ha dato prestigio e tanta ricchezza alla nostra regione, ma anche all'Italia. Noi, come sempre, da forza responsabile, abbiamo detto di sì al documento unitario, dove il caposaldo era quello che ormai vediamo da sempre, che il nostro senatore Massimo Mallegni ormai da tanti mesi dice, cioè la salvaguardia dei
posti di lavoro, la salvaguardia delle aziende e lasciare molti dei passi nelle mani del tesoro per dare la possibilità di costruire un percorso che accompagni quella che è la quarta banca italiana, la banca più vecchia al mondo, per dare delle radici solide. Questo non è solo però dalla responsabilità del Partito Democratico di quella gestione di quella banca, dalla commissione tra la politica e la banca, perché se quella banca è fallita c'è un nome e un cognome, era chi guidava le amministrazioni locali, chi guidava la provincia, chi guidava i comuni di quel territorio, chi all'epoca era Presidente del Consiglio dei Ministri che scelse i membri del CDA della banca, il Presidente della banca che con una scellerata decisione decisero di acquisire anche un Veneto a Banca 121. Da lì partono tutti i problemi di Monte dei Paschi di Siena e quei problemi hanno un nome e un cognome molto chiaro che era la gestione politica di quella banca. Tutti i gruppi si sono espressi favorevolmente, eccetto i consiglieri di Fratelli d'Italia che si sono astenuti. Non possiamo accettare la storiellina che ultimamente sta diventando una triste moda, che si è tanto più responsabili e coraggiosi quanto tu stempi le tue idee e le fai collimare con chi la pensa diametralmente opposta a te. Noi crediamo che essere coraggiosi ed essere padroni delle proprie idee significa difenderle anche quando sei l'unico che rimane a pensare in una certa maniera. È colpa di una parte politica, la sinistra, che ha governato a Siena e ha messo le mani nel MPS per 30 anni, per 40 anni e ha creato questo dissesto. Non possiamo oggi far finta di niente perché va di moda essere tutti uniti e rinunciare a dire questo. Noi non abbiamo votato il documento per questo motivo. Approvato all'unanimità anche un ordine del giorno di Fratelli d'Italia che impegna il Presidente della Giunta a riferire quanto prima al Consiglio circa i propri intendimenti sul futuro di Fidi Toscana. In Consiglio regionale è stato siglato un protocollo d'intesa per garantire e realizzare in particolare una più ampia collaborazione per garantire i diritti dei detenuti. Un impegno reciproco per realizzare la più ampia collaborazione nella tutela dei diritti dei detenuti, nel miglioramento degli standard di qualità della vita, nel rispetto della legalità negli istituti penitenziari della Toscana. E questo è l'obiettivo del protocollo d'intesa fra il provveditore regionale dell'amministrazione penitenziaria per la Toscana e l'Umbria, Carmelo Cantone, il garante dei detenuti della Toscana, Giuseppe Fanfani, e i garanti comunali, che è stato siglato in Consiglio regionale. Le attività di vaccinazione, la Regione ci ha assicurato, c'è stato sempre uno stretto collegamento con l'assessorato regionale alla sanità. Le operazioni di vaccinazione inizieranno sia per il personale che per i detenuti e all'interno dei nostri istituti inizieranno dalla metà di marzo. E in questi mesi abbiamo visto con un lavoro paziente, direi da parte di tutti, degli operatori nostri, di chi ci aiuta dall'esterno, degli operatori sanitari che hanno fatto un lavoro enorme, ma anche da parte dei detenuti e delle loro rappresentanze, col passare del tempo abbiamo visto in questo territorio una forte comprensione delle difficoltà. È un territorio che fortunatamente, aggiungo, rispetto ad altre regioni, è stato molto meno penalizzato in termini di focolai all'interno degli istituti. E questo sicuramente anche grazie alle buone prassi che sono state instaurate con le autorità sanitarie e con la regione toscana. Bisogna ringraziare la Polizia Penitenziaria per tutto l'impegno che mette in un lavoro particolarmente difficile, svolto in condizioni talvolta estreme, e per l'impegno che quotidianamente svolge nella socialità del carcere, che è un sistema particolarmente complesso. Secondo, se vi sono delle situazioni di crisi e se vi sono comportamenti illeciti, di questi deve occuparsi la magistratura, che se ne sta occupando, e su questi non è giusto da parte del sottoscritto svolgere giudizi fin quando essi sono rimessi alla valutazione di altri e dei magistrati in particolare. Terzo, la politica farebbe bene a non occuparsi di queste cose. Condividendo la tutela dei diritti delle persone detenute come obiettivo primario e utilizzando la collaborazione come strumento di lavoro con la firma del protocollo, si cerca di proporre strade diverse. Oltre alla detenzione, i detenuti, infatti, e questo è il principio, non dovrebbero subire ulteriori restrizioni.
E io ho voluto accoglierlo subito qui questa firma, perché ho detto dall'inizio della mia esperienza come Presidente del Consiglio regionale che questo luogo, il Consiglio regionale, deve essere un luogo per dare voce a chi ha meno voce, e quindi questo accordo va esattamente in quella direzione: fare in modo che la vita nelle carceri possa migliorare, fare in modo che quelle persone che hanno commesso dei reati vadano riformate, vadano reinserite in una vita migliore di quella che avevano prima. Io penso che una democrazia, una civiltà si misuri in funzione del livello delle sue carceri. Per questo dall'inizio sono andato a visitare a Sollicciano, sono stato al Don Bosco e insieme al sindaco Dario Nardella avevo chiesto di vaccinare la polizia penitenziaria, poi i detenuti, e sono contento che il ministro Cartabia da subito abbia chiesto di vaccinarli rapidamente per evitare che il virus entri all'interno delle carceri. Vivono in maniera molto ravvicinata, il rischio del contagio è molto grande. Ora però serve uno scatto in avanti, servirebbe fare in modo che anche le strutture possano migliorare, vedere 6-8 persone nello stesso luogo, stretto, piccolo, con bagni fatiscenti. Ecco, io vorrei fare su questo una battaglia e finire il mio giro nelle carceri per poter mandare un dossier, un resoconto di quella è la situazione delle carceri toscane insieme al garante, al nuovo ministro. In aula si è parlato anche di SPID. Come sapete, le credenziali SPID, che dallo scorso 28 febbraio è l'unico codice di accesso ai servizi della pubblica amministrazione, bene, dal lunedì 22 febbraio gli uffici in relazione al pubblico della regione, del consiglio regionale, alcuni sportelli del servizio sanitario regionale potranno essere aperti proprio per il rilascio dello SPID. Dopo una fase sperimentale interna, da lunedì 22 febbraio, gli uffici della relazione al pubblico della Regione, del Consiglio regionale e alcuni sportelli del Servizio Sanitario Regionale e dei Comuni sono aperti al pubblico per il rilascio delle credenziali SPID, che dallo scorso 28 febbraio è l'unico codice d'accesso ai servizi della pubblica amministrazione, sostituendo tutti i singoli PIN dei vari enti, che diventeranno non più utilizzabili dal prossimo 30 settembre. I cittadini potranno dunque rivolgersi agli sportelli URP della Regione, quello in via di Novoli e del Consiglio regionale in via Cavour a Firenze, oppure ai CUP delle ASL del proprio territorio di residenza, che via via si stanno attivando. Per usufruire del servizio, vista l'emergenza Covid in corso, è necessaria la prenotazione. È una delle prime cose che abbiamo detto al momento della mia elezione, quella di cercare di aprire il Consiglio regionale ai cittadini in un tempo come questo, molto complicato, in cui sempre più cittadini vogliono accedere alla digitalizzazione. Abbiamo deciso di mettere a disposizione il nostro URP. Ringrazio l'assessore Ciuoffo per l'importante lavoro messo in campo in questi mesi. Un lavoro che tende sempre di più a semplificare la vita ai cittadini, a dargli la possibilità di accedere ai tanti servizi che mettiamo a disposizione, un modo per tornare ad essere all'altezza degli occhi di ogni persona, perché oggi ci sono richieste di bisogni primari a cui noi cerchiamo di dare risposta tutti insieme con un lavoro importante che produce risultati anche davvero importanti, come abbiamo visto nei primi giorni di apertura. Per attivare gli sportelli per il rilascio dell'attività SPID, la Regione ha stipulato un accordo sperimentale della durata di un anno con l'EPIDA, l'unico fornitore di identità SPID interamente a controllo pubblico. Ed è tutto da Toscana Parlamento. Per gli aggiornamenti dal Consiglio regionale e dalle commissioni regionali, l'appuntamento è per la prossima settimana. Grazie per averci seguito.